Perugia, una delle favorite, affronterà Piacenza. Antonello Brughini. Il verde, il bianco e il rosso, è il tricolore, è il colore dello scudetto. Che Perugia non ha mai vinto, ne ha conquistati tre il capoluogo umbro, ma era pallavolo femminile. Comincia al Pale Evangelisti la corsa playoff. Il primo avversario è Piacenza, sulla carta decisamente meno attrezzato, ma comunque sempre pericoloso, con i cubani Yerrezuelo, Hernandez e Marshall, giocatori di primissima fascia. Perugia sta bene, in campionato ha vinto le ultime 5 partite, in Champions League ha chiuso il girone in testa. Lollo Bernardi, mister Secolo, è sereno e mette in guardia i suoi. Non dobbiamo assolutamente pensare che Piacenza sarà il Piacenza delle ultime 3-4 partite. Ci dobbiamo aspettare una partita molto agguerrita, come è stata quella del quarto di finale di Coppa Italia, dove ce l'avevamo in mano e non ci deve lasciare assolutamente nessuno strascico, nessun dubbio e nessun fantasma nella nostra testa. Punto e a capo, con i playoff si riparte da zero. L'analisi di Andrea Bari, 37 anni, libero espertissimo. Ma cosa serve realmente per la volata finale? Serve non pensare alla volata finale, serve pensare giorno dopo giorno. Questa è, penso sia l'unica cosa, e farlo al migliore dei modi, non perdere neanche un allenamento, e poi le cose vengono da sole. Gara 1 dei quarti di finale comincerà alle 20:30, gara 2 mercoledì 8 marzo.